Nello scorso video ho cucinato su un termosifone. Oggi invece proveremo a fare i toast su una piastra per capelli. Quello che ci serve oggi è una piastra, un toast, della salsa rosa e della stagnola. Una volta che abbiamo tutto il materiale, possiamo collegare la spina. Adesso la lascio più o meno 10 minuti a riscaldarsi. E intanto che si scalda, impacchettiamo il nostro toast nella stagnola. E taglio la stagnola in eccesso perché così si scalda prima. Adesso possiamo mettere il toast. Puzza un po' di merda, ma ce la possiamo fare. Ho messo il blocco così sta bello stretto, come potete vedere. E adesso non dobbiamo fare altro che aspettare. Raga, sta facendo dei rumori. Questo è un buon segno. Sentite? C'è puzza di formaggio bruciato. Cioè, sentite? Ok. Ragazzi, non so se si riesce a vedere, ma sta uscendo del fumo. Guardate. Direi che è giunto il momento di toglierlo. Ha funzionato! Cioè, guardate ragazzi, guardate tutto il formaggio lì. È leggermente schiacciato, ma proprio poco poco. Però il pane sembra abbastanza croccante. Non mi resta altro che provarlo. Un toast fatto nella piastra per capelli, interessante. Ne ho mangiati di meglio, ma non è male. Ci sta. Cioè, guardate la differenza tra qua e qua. Cucinare con una piastra per capelli, si può fare? Sì, ragazzi, si può fare tranquillamente. Il risultato non è uno dei migliori, ma ci sta. Ciao, raga! Ah!